29 maggio 95. Gruppo di studio su socialismo e libertà, secondo seminario sulla teoria. Una riflessione sull'esperienza socialista sotto questo punto di vista. Primo. Secondo, io volevo proporvi, se voi l'accettate, una volta successiva. Io pensavo che si poteva discutere del libro del compagno. Ma io? Lui pensava. Io non sono una teoria priana. Vabbè, d'accordo. No, sai perché? Vabbè. Allora, se facciamo slittare questa cosa, la volta successiva io propongo la discussione su un articolo mio che intorno ai problemi di cui trattiamo qua, però è un, come dire, è un articolo in punta di forchetta, cioè fatto da filosofo che tratta un tema filosofico. Allora, per me l'interesse della cosa sta qui, sta in questa, e cioè questo tipo d'approccio esplicitamente in termini filosofici, fino a che punto può essere utile, accolto, non accolto, eccetera, eccetera. Perché ovviamente se c'è, come dire, un po' lo svantaggio di rimandare a uno sfondo filosofico generale, che può essere più o meno conosciuto, se questo è lo svantaggio, però il vantaggio è che mostra più aspetti dei problemi. Va bene? E allora, in questo senso può essere un tentativo. Vabbè, quindi questi sarebbero, allora se valgono queste proposte, allora lunedì le due relazioni, poi questa cosa qui e poi dopo ovviamente vediamo altri articoli. Per esempio c'è un articolo molto bello che varrebbe la pena di discutere, un articolo americano pubblicato sulla Internazionale sulle caratteristiche della disoccupazione oggi in conseguenza dei processi di innovazione tecnologica. Un articolo americano fatto da un, non è un compagno, è un, è uno che sta dall'altra parte, vabbè, però molto documentato, molto preciso e utile. Per esempio quello potrebbe essere una cosa. Internazionale è di due numeri fa, mi pare, di due numeri fa. Oh, per venire a noi, io volevo provare a fare una chiacchierata, e cioè voglio dire affrontare l'argomento come se non facessimo riferimento a nessun libro, a nessuno scritto, eccetera, ma appellandoci semplicemente all'esperienza che abbiamo tutti quanti e al comune uso della ragione. Ovviamente in questo tipo di esposizione sia chiaro, io sto parlando in realtà di alcune opere di Marx in modo particolare, per esempio la questione ebraica, sto parlando di alcune opere di Kant, di Hegel, eccetera, eccetera. Mi pare che sia più utile parlarne sotto questa forma, dico, non cattedratica e non appesantita la citazione, eccetera, eccetera. Tra l'altro, questo vale come una piccolissima introduzione, voi sapete che esiste una tradizione filosofica di lingua inglese in particolare, estremamente importante, e che è la tradizione della filosofia analitica, che vede la funzione della filosofia fondamentalmente in questo: cercare di chiarire
il significato della lingua che tutti quanti parlano. Cioè, esiste un linguaggio comune che per esempio tutti i parlanti di una certa lingua parlano. Il problema è cercare di chiarire che significano quelle cose che vengono dette comunemente. Ispirandoci un po' a questo tipo di impostazione, credo che noi potremmo fare questo ragionamento. Appare evidente che quando chiunque di noi dice ogni uomo ha diritto a o ha diritto di, che intende dire che quali che siano le differenze naturali, sociali, culturali di ogni uomo, appunto ogni uomo ha lo stesso diritto. Se si dice ogni uomo ha diritto a, vuol dire che non si accetta per esempio il fatto che uno perché ha la pelle nera ha meno diritti, o uno perché è donna ha meno diritti, ma appunto si afferma che ogni uomo ha diritto a. Significa che ogni individuo umano ha quel certo diritto, che quel certo diritto appartiene all'individuo umano quali che siano le sue caratteristiche naturali e storiche, e quindi la nozione di diritto viene immediatamente legata prima a individuo, secondo è immediatamente una nozione formale, nel senso che prescinde da differenze di contenuto materiale, storico, sociale, culturale, biologico, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire che il portatore di questo diritto non è un uomo concreto. L'uomo concreto è bianco, è nero, è uomo, è donna, no? No, è qualunque uomo, qualunque individuo. Quindi è un uomo formale, non concreto. Ed è estremamente importante l'affermazione ogni uomo ha diritto a, proprio in quanto il portatore di questo diritto non è un individuo concreto con caratteristiche storiche e fisiche determinate, ma è ogni individuo, quindi è la generalità degli individui, quindi l'individuo in astratto. Evidente che se invece il diritto fosse legato all'uomo concreto, cioè con quel corpo, con quella pelle, con quel sesso, eccetera, non sarebbe un diritto ma sarebbe un privilegio. Chiaro? Perché se quando io dico ogni uomo ha diritto a, intendo dire ogni uomo bianco per esempio, e quindi non in astratto, ma l'uomo con quelle caratteristiche fisiche di essere razza bianca, sto escludendo il nero e quindi sto affermando un privilegio. Quindi se io dico ogni individuo ha diritto, è fondamentale comprendere che non sto parlando di un uomo concreto, ma dell'individuo in generale, dell'uomo in generale. Anche importante comprendere questo, che quando io affermo che ogni individuo ha diritto a, in realtà quello che sto dicendo è questo: se esiste un potere che nega a un individuo un certo diritto, io mi ribello e affermo no, ogni individuo ha diritto a. L'affermazione ogni individuo ha diritto a è, primo, legata a un individuo astratto, nel senso che non è il privilegio di un gruppo o di una persona con certe caratteristiche. Dall'altro lato è un'affermazione difensiva, si presuppone una minaccia contro cui si eleva un argine. Questo non si può fare perché ogni individuo ha diritto a. Quindi per esempio, c'è un governo che toglie la parola a qualcuno, si afferma no, ogni individuo ha diritto alla parola, quindi contro questa prepotenza, contro questa minaccia del potere, affermo il diritto di.